Ed ecco che proprio qui vicino al Senato trovo quello che ho appena nominato per l'Ice Bucket Challenge, Augusto Minzolini. È disposto a fare il suo intervento per la SLA, per i malati di SLA? Beh sì, perché di fatto, guarda, io ho avuto un'esperienza in diretta con una zia e questa malattia è veramente terribile, terribile per quello che è e per il fatto che un malato si trova veramente solo, si può tirare indietro sia dal punto di vista personale, per cui il versamento è doveroso, ma io credo che debba esserci anche un problema diverso in questo momento, non so per quanto, ma per ora faccio il politico e penso che questi problemi debbano essere affrontati non soltanto dai cittadini comuni, ma in primis dalla politica. E lo Stato è stato costretto a ritirarsi su questo tema, prima addirittura a lasciare soli completamente i malati di SLA, come è successo con il governo Monti che ha azzerato tutto, i fondi e poi limitandoli. Per cui io credo che, non so se il Presidente del Consiglio dopo la doccia farà qualcosa, ma io, se non si farà nulla, ho in mente di presentare un emendamento alla legge di stabilità che ho già scritto, perché le cose è meglio scriverle, perché altrimenti rimangono scritte sull'acqua. E che ristabilisci i fondi? Sì, ristabilisco i fondi, guarda, è una cosa poi semplice, perché tenendo conto il mare magnum è abbastanza chiaro, te lo faccio vedere. Minzolini, però la doccia bisogna farla. E faremo anche questa doccia. Io laggiù conosco una fontana, qui ce n'è una ma hanno staccato l'acqua e... come tu sempre, qui bagno. Si risparmia. Tu volevi addirittura il bagno. C'era un bel bagno, ma non si riesce. Io però dietro ho gli strumenti del mestiere, perché sto facendo in questi giorni, cercando di portare. Ho un bel bicchierone così. Ma tu avevi un bicchierone e ho un bicchierino. Ma volendo c'ho anche un bicchierino. Vabbè, però diciamo che siccome non c'è un problema nel caso di Minzolini nell'asciugarsi i capelli dopo. Assolutamente. Si asciugano in fretta. Possiamo anche abbondare un pochino di più. Hai portato la chiave? Sì. Basta. Basta, va bene. Mettiamoci la parte, perché c'è. Turista è anche abbastanza incuriosito da quello che fa. Vado? Andiamo! Eccolo! E allora adesso ci sono le nomine. Allora le nomine che facciamo? Facciamo il presidente del consiglio che ha azzerato i fondi, cioè Mario Monti, poi il ministro dell'economia che dovrebbe, diciamo, scrivere la legge di stabilità e poi una collega di Forza Italia che spero che dell'opposizione che spero che presenti alla Camera il mio stesso emendamento, che potrebbe essere Gabriella Gianmarco. Grazie, senatore Minzolini. Non ha portato per caso un asciugamano per il dopo? No, ecco, quello me lo sono dimenticato. Che l'unica cosa che ho visto è che tutti possiamo lo fanno fare in spiaggia. Un po' di aria, io non l'ho fatto sacchetto in spiaggia. Vabbè, ciao. Buona asciugatura. Ciao. I capelli no, ma la camicia sì.